questa sera, così come, Signore, ci hai raccolti e ci hai condotti in questo luogo. Tutti insieme vogliamo elevare a te la nostra voce, come in una sola voce, alleluia, come vi è un solo spirito. Signore, vogliamo realizzare quel tutt'uno che Gesù, Signore, ti ha chiesto prima di ritornare da te, affinché sulla terra potessimo essere tutt'uno come tu lo sei con Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome. E così, oh Signore, nell'unità dello Spirito, a lui che vogliamo lodarti, onorarti, insieme agli angeli del cielo, offrirti la lode, l'onore e la gloria a te, Padre, a Gesù e allo Spirito Santo, benedetti in eterno. Amen. Alleluia. E alla fine vedete tutti quelli che nel passato e al presente, come pure nei giorni a venire, si sono e quindi si continueranno a beffare di Gesù e di noi che lo stiamo servendo. Costoro, vedete, quando giungerà il tempo punto stabilito da Dio, allora dici, ogni ginocchio si piegherà a lui, in cielo, in terra e sotto la terra, e dovranno riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio, il Salvatore del mondo.
alleluia, benedetto sei Signore, alleluia, e che lui ha avuto ed ha i suoi. Alleluia. Non dimentichiamoci che Gesù ha detto: come il Padre ha mandato me, io mando voi, io sono con voi in ogni tempo fino alla fine del mondo. Perché tutto questo? Perché Gesù appunto dovrà portare a compimento per mezzo nostro il piano di Dio. Perché vedete come è stato stabilito dal Padre, alleluia, che diciamo non solo Gesù deve fare la sua parte, ma anche noi. Perché appunto come Gesù ha detto allora ai discepoli, dice: come il Padre ha mandato me, io mando voi. Che cosa ha voluto dire pure con queste parole? Con la stessa quindi importanza che il Padre ha mandato me per fare quello che io devo fare, con la stessa importanza ora io mando voi per fare quello che voi dovete continuare a fare. Amen. Perché noi stiamo continuando a fare l'opera che Gesù ha iniziato. Amen. Amen. Gloria all'Altissimo. Quindi attenzione, perché vedete, se guardate, state bene attenti, perché è importante quello che il Signore appunto mi sta dando da capire. Amen. E allora, se una struttura, ecco, se un palazzo, no? Se un palazzo viene fatto, noi sappiamo che per fare un palazzo o una casa, quello che è, no? Per fare quindi una casa, un palazzo, ci vogliono varie categorie di persone in base al lavoro che devono fare. Amen. Alleluia. E allora, ognuno di loro deve far bene la propria parte. Perché se alcuni gettano bene le fondamenta ed altri non costruiscono bene, allora quelle fondamenta gettate bene non hanno poi nessun valore. Amen? Perché l'edificio non è ben tutto compatto e fatto bene. Se allora l'edificio, la muratura viene fatta pure bene, allora fondamenta bene, mura perimetrale bene, divisioni bene, e poi non so, quelli che devono fare le rifiniture sono un'altra quindi categoria di persone che non fanno bene le cose. A che cosa è valso che quelli che hanno gettato le fondamenta o i fondamenti e hanno fatto le mura perimetrali, le divisioni, ecco, i solai, insomma, a che cosa serve se poi l'intonaco si è negato a pezzi, non è stato fatto bene? O quelli che hanno messo le mattonelle, le hanno messe male. Quelli che hanno fatto l'impianto elettrico, l'hanno fatto male. Vedete che quindi per la buona riuscita di un edificio, quindi di un palazzo, tutti devono fare bene le cose per avere valore. Amen. Come per esempio una macchina stessa. Una macchina, se la carrozzeria è bella, no? L'impianto elettrico tutto bello, l'imbottitura della macchina tutto, pare come si dice, pare un salotto, no? Uno sale su una macchina bello tutto, no? Bello, un bello salotto, e poi un motore non è buono, a che vale la macchina?
che dà sempre problemi, per esempio un motore una volta non parte, una volta perché si inceppa, una volta non funzionano le candelette, un'altra volta a iniezione, insomma, ecco. Quindi vedete, ogni opera deve essere fatta bene da ogni diciamo categoria di persone che hanno l'incarico di eseguire i propri lavori sempre sulla stessa macchina o sullo stesso edificio. Amen. Noi oggi stiamo facendo un lavoro che altri prima di noi hanno fatto bene, attenzione, e se noi non lo facciamo bene, sapete cosa? Rechiamo un danno all'opera di Dio, all'edificio di Dio. Dice sì, quelli prima sono stati bravi, hanno fatto bene il lavoro, ma quelli in questi ultimi tempi stanno facendo un lavoro così brutto, così male. Amen. Alleluia. Ecco perché, vedete, il Signore fa continuamente le sue selezioni, perché dice, aspetta, questo operaio non va bene, quest'altro non va bene. Amen. Perché il lavoro si deve fare bene. E attenzione, ecco, gloria a Gesù. Chi l'ha iniziato questo lavoro? Gesù. Lui è la pietra angolare. Quindi la prima pietra posta per edificare. Amen. Quindi vedete, noi, ecco perché, vedete, dobbiamo santificarci, dobbiamo consacrarci. Perché, vedete, alleluia, dobbiamo continuare il lavoro di Gesù. Fratelli, se Gesù l'ha fatto benissimo, ci roviniamo noi quello che lui ha fatto? Vi sembrerebbe giusto? Corretto? Ecco perché ha detto, come il Padre ha mandato me, io mando voi. Quindi state attenti, che come ho fatto io bene il lavoro, continuatelo, vi raccomando, fatelo bene. Amen, gloria al Signore Gesù. Guardate, vi porto un altro piccolissimo esempio, parte femminile, no? Perché pare che escludemmo i femmine, che è sempre chi rompe il ramo, no? Signore, allora, se voi state facendo, che so, state cucinando e avete iniziato bene una pietanza, un pranzo, no? State cucinando tutte le cose, poi a un certo punto voi dovete sospendere, perché dovete fare altre cose, quindi dovete sospendere quello che voi state facendo, no? E voi dite alle vostre figlie, vostra figlia, senti, continua tu. Vedi che io ho fatto un granciaio, come si dice, a Cipurna, ho arrosolato. Ho arrosolato, in dialetto un granciaio. Arrosolato la cipolla. Amen. Ci ho messo l'olio, il sale, ti raccomando, ora tu continua, ti raccomando, perché ti deve venire una pietanza saporita buona, Se poi, diciamo, quelli che continuano il lavoro che avete cominciato voi e vi spasciano, come ci restate, bene o male? Pegliate come meno i vostri figli e vi mangiate da testa fino ai piedi. No, sta facendo questa salata, come io stavo facendo questo. Quindi ci tenete, amen. Se voi uomini avete iniziato un lavoro, no? Poi vi dovete assentare e lo lasciate o a degli amici o ai familiari. Guarda, ti raccomando, vedete che io ho fatto così. Ci ho messo tutto il cuore, è vero? Quando voi ritornate e vedete che invece quello l'hanno fatto, vi hanno rovinato il lavoro che avete fatto prima voi, come ci restate? Male. Così è Gesù. Che il Signore ci possa guidare. Signore, siamo qui per continuare quello che tu hai iniziato. Dacci sapienza, amore, responsabilità. Amen. Che si possa dire, guarda, ma veramente più persone hanno fatto questo lavoro? Dice sì, ma è impossibile. Guarda, è come se fosse stata una sola mano a farlo. Perché dall'inizio alla fine tutto è perfetto. Sì, perché lo Spirito Santo è la stessa mano. Alleluia. Se noi ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo.
Amen. Se non ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo, allora subentra la carne, subentra la presunzione, subentra la carnalità e rovina tutto. Alleluia. Allora vogliamo andare in preghiera e che il Signore ci conceda veramente questa grazia di saper fare bene le cose. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sei degno di essere adorato. Alleluia, 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 alleluia. E noi ti adoriamo col cuore, Signore, col cuore, con l'anima. Alleluia, gloria al tuo santissimo nome. Ti preghiamo, Signore, ancora per questa richiesta di preghiera. Gloria al tuo nome, Signore, per il nipote di una sorella. Signore, vogliamo presentarti tutti gli altri infermi. Sì, Signore, coloro che sono ricoverati negli ospedali in questo momento. Signore, visitala ad uno. Signore, risolvi il loro problema. Signore, principalmente quello spirituale e poi quello fisico. Signore, perché che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e poi perdere l'anima. Gloria al tuo nome, quindi ti preghiamo per ogni infermo, Signore, che in questo momento si trova sia ricoverato o non ricoverato. Signore, sana, libera spiritualmente e poi anche fisicamente se lo vuoi. Ed ogni cosa così sia fatta per la tua gloria e la gloria di Gesù, ora e sempre in eterno. Amen, amen. Alleluia.
Amen. Alleluia. Non c'è amore perché all'infuori dell'amore del Signore. Perché? Ed è proprio, vedete, questo amore che noi sconoscevamo, che abbiamo invece bisogno di conoscere e di possedere, cioè l'amore di Dio. Alleluia. Perché quello dell'uomo non è amore. Perché, vedete, noi non ci differenziamo molto dagli animali. Perché se noi amiamo i nostri figli, anche gli animali amano i loro figli. Gli animali, infatti, non amano i figli degli altri animali, anche se sono della stessa specie. Lo stesso è l'uomo. Alleluia. Invece, vedete, Dio è il vero amore. Alleluia. Perché Lui ama tutti, ama persino coloro che lo hanno rinnegato, lo hanno anche crocifisso. Gli hanno crocifisso suo figlio. Alleluia. Ecco, questo è il vero amore. Alleluia. Amore non è, perché tant'è vero che una volta Gesù ha detto: se voi amate quelli che vi amano, che premio ne avrete? Quindi è facile dire. Invece amare tutti e pregare per tutti, persino per i nostri nemici, anzi è lì che noi mostriamo il vero amore. Allora, e l'amore non è, vedete fratelli, agli occhi di Dio quello che uno va, no, magari una, che nemico, dire nemico, insomma, non tanto ci cala, non tanto gli va, non gli è simpatico, non gli fa simpatia, tanto uomo che donna, no, certe volte dice, ma è antipatica quella persona, no? Senza magari da poveretto non ci ha fatto niente, no? E allora bisogna invece amare, allora. Se quella persona vi è antipatica, non è che voi vi dovete sforzare, dice, perché il Signore dice che dobbiamo amare anche i nostri nemici e quelli che ci sono antipatici. Ma io, siccome me lo dice il Signore, allora lo faccio. E magari uno va da quella persona e cerca di rattoppare la cosa. Quello non è amore. Amore, sapete qual è? È quello lì che se uno è antipatico dice, oh, Signore, quella persona mi è antipatica, io ti prego per quella persona. Alleluia. Noi dobbiamo pregare, vedete, per tutti gli uomini della terra, per tutte le persone del mondo. Amen? Perché vedete, tutte le persone del mondo hanno la stessa nostra origine. Tutti discendiamo dalla stessa fonte. Adamo, Eva. E dice che c'erano due coppie di Adamo ed Eva, c'erano solo due, una coppia, quindi una coppia, due persone, Adamo ed Eva, da lì tutta l'umanità. Amen, gloria a Dio. E se noi, come il Signore mi ha fatto dire qualche altra volta, vogliamo non risalire ai tempi di Adamo ed Eva, basta che ci guardiamo in Noè. Fratelli, noi siamo tutti figli di Noè. Non ci credete? Peggio per voi. Siamo tutti figli di Noè. Perché quando Dio ha distrutto tutta la terra con il diluvio, sono rimasti Noè, sua moglie e i suoi tre figli, Sem, Cam e Afet, con le loro rispettive mogli. Amen. Di chi era figlio Cam o Sem o Jafet? Di chi erano figli? Di Noè. Ora noi, stavo dicendo, noi discendiamo da uno di questi immensi, ma è Dio. Solo due, noi possiamo accontentarci da due. Di sì? No.
perché il terzo faceva puzza e sabbaggio, come si sa dire, perché ecco, Cam è stato maledetto da Noè. Alleluia. E quella discendenza, fratelli, se ha ricevuto maledizione, non potrà essere. Quindi, però, vedete, giustamente, Noè è il padre di noi tutti. È vero, sì o no? Vedete che, quindi non è che dobbiamo andare molto, molto, molto lontano. Ecco perché ci dobbiamo sforzare di amarci come fratelli e sorelle, non odiarci, senza odiarci. L'odio deve scomparire dalla nostra mente, nella maniera più assoluta, non deve esistere. Amen? Perché Dio è amore, non sta scritto che Dio è odio, vero? No, Dio è invidioso. Dio amore, Dio misericordioso, pietoso. Amen, gloria al Signore Gesù. Allora, se noi siamo figli di Dio, cerchiamo di imitarlo e di vivere con il suo amore dentro di noi. Amen, gloria all'Altissimo. Gloria all'Altissimo. E così, anche questa sera vogliamo passare alla lettura della sua parola, come la troviamo scritta nell'epistola di Pietro, primo Pietro, capitolo 3. Allora, similmente voi mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico che è di grande valore davanti a Dio. Così infatti si adornavano una volta le sante donne che speravano in Dio, stando sottomesse ai loro mariti, come Sara, che ubbidiva ad Abramo, chiamandolo Signore. Di essa voi siete divenute figlie, se fate il bene e non vi lasciate prendere ad alcuno spavento. Similmente voi mariti, vivete con le vostre mogli, con la comprensione dovuta alla donna, come al vaso più debole, e onoratele, perché sono coeredi con voi della grazia della vita, affinché le vostre preghiere non siano impedite. A me, gloria a Gesù. La dice, devo cominciare. Gloria al Signore, visto che il Signore ha detto domenica, ma se il Signore mi ha detto di leggere, tanto non è che devo essere io a inventarmi le cose, io devo dire le cose che Lui mi dice, anzi Lui mi ha raccomandato, che dice tu devi dire soltanto quello che io ti dico senza nulla togliere e nulla aggiungere. E allora, ora giustamente, ed se il Signore anche questa sera sta trattando l'argomento, che poi è una fratello, io ne sono sicurissimo che è una continuazione, si vede che c'è qualcosa che il Signore domenica non ha detto e che le deve aggiungere questa sera, e magari quelli che non c'erano domenica dice almeno ecco, sappiano pure loro che, ecco, perché giustamente il Signore deve ammaestrare la sua chiesa, che è la sua famiglia. Ecco, guardate, quando una famiglia è bene unita, ben compatta, nell'amore e nel rispetto, ditemi voi, se per esempio due della famiglia mancano e uno in quel giorno sta mangiando un cibo particolare, che fa? Che fa un tal momento? Bravo, ecco. A me, ci sabba, no?
glielo conserva, glielo mette da parte. Ah, è vero? Perché dice, vada, sto cibo che faccio? Escludo quelli che non sono presenti, allora mangia, dice, purtroppo non devo mangiare, quelli non ci sono, però glielo conserviamo. Amen. Allora, non è, vedete, che se il Signore, appunto, come quelli lì che mi hanno detto che ero maschilista, che l'Apostolo Paolo era maschilista puro, e allora, e invece, donne, a questo punto, non io, ma il Signore vi dice che vi ama oltre misura. Perché se il Signore non trattasse gli argomenti concernenti la vostra condotta familiare ed anche extra, fuori famiglia, il Signore non vi calcolerà. Il Signore non vi terrebbe in considerazione. Se il Signore invece si rivolge a voi donne, lo fa perché magari i maschi penseranno, vedi, con le donne c'è, con noi no. Un momentetto, perché il Signore ce l'ha pure con noi uomini. Quindi è perché Lui vuole che voi donne, dovendo fare parte della famiglia di Cristo, a me insieme agli uomini, possiate sin da adesso imparare a come agire in famiglia. A me? Sì o no? Ecco, quindi se i nostri figli non andassero a scuola, come potrebbero imparare a leggere e scrivere? È giusto? Se il Signore non ci insegnasse tutte queste cose, come potremmo noi saperci comportare, saper vivere da veri figlioli di Dio? Alleluia. Amen. Quindi, vedete, gli insegnamenti a livello familiare sono, non voglio dire più preziosi, perché tutta quanta la parola di Dio è preziosissima. Quindi, ma anche queste lezioni sono di grandissimo valore, di grandissima importanza quanto le altre rivelazioni o insegnamenti o ammaestramenti di altro genere. Amen? Perché la nostra vita deve essere completa in ogni cosa, di nulla mancante. Amen, gloria a Dio. Alleluia. E quello che, guardate, la... il Signore, insomma, leggendo, mentre leggevo, appunto, mi ha fatto un po', mi ha fatto posare lo sguardo su alcuni versetti che sono, diciamo, tutte importanti, però ripeto, siccome ogni volta il Signore fa risaltare qualcosa in più rispetto a un'altra, perché magari Lui sa in quali momenti deve trattare un argomento, un qualcosa, e allora fa Lui risaltare, fa porre enfasi maggiormente magari su una frase, su una parola. E allora, similmente, dice, voi moglie siate sottomesse ai vostri mariti, affinché, anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. E allora, intanto il Signore già ci ha spiegato che la donna deve essere sottomessa all'uomo, perché la donna è stata tratta dall'uomo e non l'uomo dalla donna. Anche se la donna è lei che partorisce, però inizialmente il Dio ha tratto la donna dalla costola di Adamo. Amen? Quindi Adamo è nato per primo. Guardate, in questo istante il Signore mi ha dato un esempio bellino, 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 bellino. Giudicate voi. Se avete dei figli, no? Avete dei figli. E c'è il figlio più piccolo, che vuole
dominare sul figlio più grande. Allora, è giusto? Ora, Adamo è stato creato per primo. Permettete che chiuranne. Per farvi capire ancora meglio la cosa, fratello, io lo dico così, a tipo giocare, a tipo scherzare, a livello familiare. Non vi dico, ma ecco, portarlo a questo livello, no? Familiare, tra di noi, che tutti possono capire. Ecco, Adamo che è nato prima, deve essere sottomesso a Eva che è nasciuto dopo? O deve essere Eva che è nata dopo a essere sottomessa a colui che è nato prima? Ed è uno. Due, Adamo è maschio, più forte. La donna è femmina, più debole. È vero o no? Quindi allora, chi è più debole non può dominare su chi è più forte. È giusto. Guardate quale esempio il Signore mi sta facendo portare. Vedete come questa sera è nuova la cosa, ancora più semplice. Allora, vedete, quindi, allora, il più debole non può dominare sul più forte. È giusto? Oh. E allora, e sono due, guardate. Poi, Eva è stata attratta, è venuta all'esistenza grazie ad Adamo che già c'era, perché Eva è stata attratta dalla costola di Adamo, è giusto? Quindi, allora dice, senti, se tu ora sei venuta all'esistenza, se tu sei, se tu vivi, se tu esisti, grazie a me, amen, grazie a me, perché tu sei stata formata dalla mia carne, amen, quindi devo avere rispetto, sì o no? Fratelli, io credo che più semplice, più facile, è così, vedete come questa sera il Signore ancora raso terra ci ha fatto capire l'importanza, qua, per dire che anche i bambini possono capire, e devono capire queste cose. Alleluia. Amen. Gloria all'Altissimo. E allora, donna, poiché tu sei donna, quindi la parte femminile, diciamo, quindi appartiene a quella categoria, diciamo, più debole rispetto alla categoria maschile che è più forte. È giusto? Un altro esempio, chi sto meno delegato, no? Meno fine, però, caso, se un mascolo ci dona una moffa una femmina, non ci può fare un giro del mondo? No, ci può fare come una ciotola con una sbella? Se gliela dà una donna a un uomo, a meno che uno è un nano, allora, se gliela dà una donna a un uomo, sì, gli fa male, però non è come uno schiaffo di un uomo, quello di una donna, perché io mi ricordo che moffa che mi dava mia madre è meglio che non mi ricordo, perché quelli che mi dava mia madre erano carezze. Amen? Vedete che anche questo dimostra che l'uomo è più forte. Qualcuno vedrà, è più bodano, poi chi lo sapete, ma intanto è più forte. Amen? Alleluia. Perché no, io ho portato questo esempio, ma non si fa. Nell'uomo lo deve fare nei confronti della donna, nella donna, poi peggio ancora, nei confronti dell'uomo, perché si esce fuori, fuori dalla creazione. Amen? Allora, quindi il Signore, ecco, vedete, ci ha portato questi esempi, perché vedete che questi esempi io non me li posso inventare sull'istante,
non avendo nulla di preparato. Sono esempi che mi dà il Signore. E a me viene a ridere perché effettivamente, gloria a Dio, è verità quello che il Signore dice. E faccio, ma guarda, come mai effettivamente noi non ci siamo arrivati prima? Ma è il Signore che ci fa arrivare al momento giusto con questi esempi. Ed io ne gioisco e credo che lo dobbiate fare anche voi, di gioire quando il Signore ci insegna queste cose con degli esempi semplici, facili, comprensibili a tutti. Allora, quindi noi vediamo che la figura maschile effettivamente è più forte in ogni cosa. Amen? Gloria a Dio. E allora la donna deve essere sottomessa principalmente, ripeto, perché la donna è stata tratta dall'uomo. Amen? Alleluia. È la stessa cosa che un figlio risponde male alla madre che lo ha partorito, o una figlia. Amen? Secondo voi è giusto? È giusto che un figlio o una figlia rispondano male, si comportino male nei confronti della madre o del padre stesso? Secondo, giudicate voi. È giusto? È corretto? Secondo voi non è maleducazione? Impesa, come si usa dire. Amen? Quindi perché la madre dice alla figlia, vedi che tu devi usarmi educazione e rispetto perché io ti ho partorito. Non sei stata tu, figlia, a partorire me. Sono stato io a partorire te. È vero o non è vero? La stessa cosa per un maschio, se è maschio, anche se la donna diciamo, è femmina, ecco, ma la madre, poiché ecco, il figlio è stato tratto dalla madre, amen? Allora deve usare rispetto ed educazione nei confronti della madre, perché la madre dirà al figlio, anche se è figlio, anche se figlio maschio, fotti, però, ecco, guardate, c'è qualcosa che la rende importante alla madre, anche se il figlio è maschio, perché la madre potrà dire in ogni momento, senti, io ho partorito te, non tu me. È vero o no? È vero o no? Voi auge mamme. Come dici, i dolori io i sentia. E a notte io non dormivo quando tu ciancivi. Quando tu io pancino e non mi facevi dormire. Io soffrivo, no tu. Amen. Quindi vedete come i genitori vantano, diciamo, questo onore nei confronti, questo rispetto nei confronti dei figli. Amen. Guardate che belli esempi che il Signore mi sta dando. Ma sono meravigliosi. Alleluia. Quante volte il Signore ci ha fatto leggere questo passo? Ma le cose, vedete questa sera, che bello, gloria a Dio. Amen. Stare alla presenza del nostro Padre Celeste. E allora, figli, mamme, riconoscete questo, che voi avete partorito i vostri figli, maschi o femmine che siano? Allora, mogli, riconoscete che chi vi ha partorito è stato Adamo, è stato l'uomo. E come vi avesse partoriti? Perché appunto, perché, alleluia, ecco, i figli devono avere rispetto della madre e del padre stesso. Perché la madre dice, perché tu sei carne della mia carne e ossa delle mie ossa. È vero, maschio o femmina che sia il figlio o la figlia, così la donna, alleluia, rende messia, glorita la mai, anda la massia. Infatti Adamo quando vide Eva disse, oh finalmente queste sono ossa delle mie ossa e carne della mia carne, quindi come se lui l'avesse partorito. Amen. Donna, non vuoi avere questa riconoscenza e questo rispetto nei confronti di quell'essere
alleluia, che è stato creato da Dio per primo. Alleluia. Amen. Benedetto sia l'Altissimo. Vedete, i figli oggi queste cose non le comprendono, ma le comprenderanno quando diventeranno mamme. Perché allora esigeranno il dovuto rispetto da parte dei figli. Perché, fratelli, un figlio, una figlia, sono costati molto ai genitori. Perché far nascere un figlio, una figlia, e poi crescerli, educarli, sia a livello diciamo spirituale, fisico, materiale, intellettuale, i genitori devono fare tanti sforzi e tante fatiche. Amen, gloria a Dio. Alleluia. Certo, i figli che non sono ancora sposati non riescono a comprendere queste cose, ma chi è mamma, chi è papà, sa comprenderle, è vero? Amen. Ora, noi che siamo genitori, non desideriamo, non vi dico che i nostri figli devono strisciare ai nostri piedi, ma non lo desideriamo. E ditemi, fatemi dire pure, lo esigiamo che i nostri figli ci usino rispetto. D'altra parte è il nostro diritto. Amen, no, gloria a Dio. È un nostro diritto. Alleluia. Ecco, quindi l'uomo, essendo stato creato da Dio e la donna dall'uomo, l'uomo esige questo rispetto, non vuole che la donna, la moglie, strisci ai piedi, perché chi tratta la moglie come uno straccio non sarebbe degno neanche di vivere. E chi tratta la moglie come uno straccio, agli occhi di Dio, è abominevole. La stessa cosa se la donna, se la moglie, tratta come uno straccio il marito. È abominevole agli occhi di Dio. Perché dice il Signore, tu uomo non devi e non puoi trattare la donna come uno straccio perché è carne della tua carne e ossa delle tue ossa. Tu donna non puoi trattare come uno straccio tuo uomo, perché tu sei carne della sua carne e ossa delle sue ossa. Fratelli, se questi insegnamenti ci fossero stati dati tanti anni fa, tanti matrimoni non sarebbero andati in fumo. Perché non si è avuto mai la cognizione tanto dell'uomo che della donna, che cosa significhi matrimonio, che cosa significhi rispetto reciproco, che cosa significhi vero amore. Amen, gloria a Dio. Fratelli, che vi ho detto all'inizio, dove cominciare? Mi ho detto, ma Signore, ma è stato sempre così. Alleluia. Guardate che insegnamenti che il Signore ci sta dando. Amen. Perché, vedete, se noi riusciamo a raggiungere questi livelli spirituali ed anche fisici, materiali, noi ci possiamo già sentire eletti di Dio. Eredi del cielo. Chita la massima, amata. Se questo non riusciamo a fare, se questa visione non è chiara dentro di noi per viverla, allora siamo molto lontani dal regno di Dio, dal regno dei cieli.
e c'è da avere paura. C'è da avere paura. Gloria al Signore Gesù. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, affinché anche se ve ne sono alcuni che non ubbidiscono alla parola, siano guadagnati senza parola dalla condotta delle loro mogli, quando vedranno la vostra casta condotta accompagnata da timore. Il vostro ornamento, guardate, e chi scrive è l'Apostolo Pietro. E l'Apostolo Pietro era sposato. Sia glorificato il Dio. Pietro, un primo papa. Eh? Dicono. Ma ah, pare che da anni in poi, ma pare che un papa maratato non ci fu mai, però. Vero? Il vescovo, dice l'Apostolo Paolo, che sia sposato, perché se non sa educare i propri figli, come potrà educare la Chiesa? Pietro, se non fosse stato sposato, come avrebbe potuto scrivere o far scrivere? Perché non sappiamo se lui sapeva scrivere o no. Però guardate, anche se lui non sapeva scrivere, sapeva però ben parlare, perché lo Spirito Santo guidava le sue parole, i suoi insegnamenti, che Gesù li ha immortalati nelle pagine di questo meraviglioso libro, che nessuno ha potuto mai distruggere. Alleluia, gloria all'Altissimo. Il vostro quindi ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare gioielli d'oro, indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incorrotta purezza di uno spirito dolce e pacifico, che è di grande valore davanti a Dio. Ecco, dolce e pacifico. Ecco, se la donna si ricordasse, ma è nell'essere umano, guardate, essere ingrati nei confronti di chi li ha portati al mondo, li ha messi al mondo. Infatti, guardate se l'umanità è grata e riconoscente a Gesù che è morto sulla croce. È grata? Nessuno. Manco i credenti. Oh, fratello, che dici? Ma neanche i credenti? Sì, neanche i credenti. Perché se noi fossimo veramente grati e riconoscenti nei confronti di Gesù che è morto sulla croce per noi, faremmo cose pazze, inaudite. Invece al momento non a pregare, ci devono supplicare per venire alla Chiesa e per far sì che si mettano in pratica gli insegnamenti di Gesù. Si è grati e riconoscenti quando si ascolta la parola del Signore e non si mette in pratica? Vedete che non siamo né grati né riconoscenti? Perché noi dovremmo dire: Gesù, tu ci stai dicendo queste cose? Tu che sei andato a morire sulla croce per me e ora mi chiedi questo? Che cos'è questo di fronte a quello che tu hai fatto per me? Eppure no. Ah, mia moglie è questo, mio marito è quest'altro. Fratelli, alleluia. Come il Signore ci ha detto domenica scorsa, guardate che appunto che ha detto, dice, nel mondo avrete tribolazione. Alleluia. Quindi la tribolazione, ripeto, può partire da casa nostra, dalle nostre case. Amen? Cioè del marito nei confronti della moglie o della moglie nei confronti del marito. Sempre tribolazione. Amen? E allora, dice, ma come fare? Il Signore ce l'ha ripetuto tante volte. A me la vendetta. Tu fai quello che deve fare. Se per esempio, seguitemi attentamente, se per esempio, è un esempio, per modo di dire, perché questo non mi è stato dato di indagare, e quindi, ma è un esempio. Se per esempio i soldi che noi, con i quali paghiamo le tasse, poi quelli che amministrano quei soldi se li mangiano, li sperperano, che facciamo noi avanti? Non paghiamo più le tasse? Se noi non pagassimo le tasse, il dovuto, il giusto,
saremmo trasgressori. È giusto. Allora, per difendersi, sì, ma io che i soldi che pago, le tasse che pago, si mangiano i deputati, i senatori, cosa che non è, eh? Però noi lo dobbiamo fare lo stesso, perché il nostro dovere è pagare, il loro dovere è amministrare, alleluia, amen. Se manca loro il bene amministrare, se la dovranno vedere con i superiori. Quindi, se loro non sanno amministrare quello che noi paghiamo, noi non veniamo autorizzati automaticamente a non pagare, perché saremmo trasgressori come loro. Loro per una cosa e noi per un'altra. Amen? Allora, vedete come ognuno deve fare la propria parte? Quindi, donna, se tuo marito è un infame, fa la tua parte. Marito, se tua moglie è un infame, fa la tua parte. I superiori ci penseranno. Chi è che è al di sopra qui? C'è Gesù, c'è il Padre. E allora lasciamo che siano loro. Noi facciamo il nostro dovere. Peggio per loro se non fanno il loro dovere. Amen. Vedete com'è semplice la vita? Eh? È chiaro. Magari qualcuno... No, non pagare. Fai bene che non paghi, perché loro se li mangiano poi. Chi ti ha costituito giudice degli altri? Amen, gloria a Dio. Vedete, e vedete poi come saltano fuori sia gli evasori che coloro che sperperano pure, coloro che non sanno amministrare. Non è vero che prima o poi saltano fuori sia gli uni che gli altri? Allora, benedetto, allora, colui che sa fare il proprio dovere. Quindi, moglie, sappi fare il tuo dovere, e anche tu, marito, sappi fare il tuo dovere, perché tutti e due veniamo chiamati e dobbiamo presentarci davanti al grande giudice di tutti i tempi, all'Eterno Signore, alleluia, colui che ci ha creati e che ci chiede quello che è giusto fare. Perché dice, quando noi avremo fatto tutto ciò che lui ci sta insegnando, non dobbiamo farne un vanto personale, ma dobbiamo dire siamo servi inutili, perché abbiamo fatto quello che il Signore ci ha ordinato di fare. Quindi colui che magari sta facendo, ringrazio il Signore, io rispetto i miei figli, rispetto mia moglie, rispetto mio marito, stai facendo tuo dovere, se lo stai facendo, allora, amen. Quindi questa sera il Signore ce lo dice per tutti, perché poi, fratelli, sarà il Signore stesso a te, così come, guardate, così come il Signore fa sorgere il sole a suo proprio tempo e lo fa tramontare a suo proprio tempo, così come il Signore fa arrivare le stagioni e li fa anche finire, così come lui fa germogliare le piante, i fiori, ogni cosa, gli alberi, tutto nella propria stagione, e li fa anche finire, eh? Ecco, il Signore ha stabilito anche un tempo per premiare e per condannare. Amen. Beato, dice, quel servo che quando il suo Signore tornerà lo troverà così facendo. Allora dirà, bene hai fatto, servitore fedele, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. E Dio ci benedica. Alleluia, amen, gloria al tuo santissimo nome, alleluia. Sì, Signore, sei degno di ringraziamento, Signore, perché i tuoi insegnamenti sono unici, esemplari. Alleluia, gloria al tuo nome. Chi potrebbe, Signore, ammaestrarci come ci stai ammaestrando tu? Alleluia, gloria al tuo nome. Signore, veramente ci sentiamo dei privilegiati. Signore, ma fai che questo privilegio, Signore, che noi realizziamo, Signore, possa guidarci sempre a fare la tua volontà meglio, sì, meglio, perché più ti conosciamo,
più sentiamo di amarti, più ti amiamo, più meno ti vogliamo dispiacere. Così, oh Signore, vivi dentro di noi, fai che il nostro cuore palpiti soltanto per te, alleluia. Che, Signore, tu possa essere messo non al primo posto, Signore, ma al di sopra di tutte le cose. Alleluia, perché potremmo metterti al primo posto in alcune cose, ma noi ti chiediamo di essere al di sopra di tutte le cose. Sì, Signore, arradamassita la Messia, la mai. Alleluia, perché la nostra vita vogliamo che ti appartenga, perché siamo ossa delle tue ossa e carne della tua carne. Abbaradamassita la mai, andalamassia, alleluia, sì Signore. Tu ci hai creati a tua immagine e somiglianza, alleluia, e vogliamo vivere da veri figliuoli, ora e sempre in eterno. Amen, alleluia, amen. Signore, fai che il nostro cuore possa sempre cantare alleluia di gioia alla tua presenza in qualsiasi posto ci troviamo e la qualunque cosa facciamo, perché Signore, alla luce del tuo Santo Spirito, alleluia, per adempiere appieno la tua volontà qui in terra come lassù nel cielo, per la tua gloria Padre, sì, per la tua gloria e per la gloria di Gesù, benedetti in eterno.
Amen, amen, amen. Dio sia lodato.